Ciao a tutti svelatori, bentornati in questo nuovo video. Video un po' speciale perché stiamo aspettando la macchina di un mio amico. È una bella macchina, ma proprio... però non ve la svelo. Altra cosa importante che volevo dirvi è che abbiamo fatto diversi acquisti, io e il mio collaboratore. Abbiamo acquistato una nuova videocamera, uno stabilizzatore e un microfono. Ci stiamo trovando abbastanza bene, però dobbiamo imparare come utilizzarla perché è una macchina abbastanza professionale. Quindi mi scuso in anticipo se magari la qualità non è perfetta o comunque ci sono piccoli problemi magari di luce e contrasti. Vi volevo inoltre chiedere, dato che forse ne sapete di più di me e il mio collaboratore messi insieme, un obiettivo abbastanza serio, sì, professionale, per registrare e fare dei bei video per YouTube. Quindi scrivetemi lì sotto nei commenti e adesso aspettiamo l'arrivo del mio amico con il mezzo speciale. A dopo. Bene ragazzi, abbiamo cambiato location, e che location, una zona industriale, ma il punto di ritrovo è qua, quindi adesso aspettiamo il suo arrivo e... ah, mio fratello! Non farò vedere troppo? Questo sarà nel prossimo video forse. Eccolo! Che mezzo ragazzi, adesso aspettiamo che torni. Mamma mia, prima volta che vedo la sua macchina dal vivo. Eccolo che torna e devo dire che è pazzesco, la linea è davvero stupenda. Wow. Ehi Andrea. Hola. Come stai? Tutto a posto? A posto bro. Grande. Eccolo qua, lui è Andrea. Ciao a tutti. Okay. Adesso spiegheremo un attimo le caratteristiche della macchina. Ci troviamo qua con una Porsche 911 Carrera 4S, modello 992 del 2019. Ha 450 cavalli, 550 Nm di coppia. E vuoi spiegare te la novità di questa macchina? Sì, allora diciamo che ultimamente quasi tutte le macchine, adesso ce l'hanno anche le Lamborghini, le quattro ruote sterzanti. Con appunto questi magnifici cerchi enormi, perché sono enormi, da 21 e 20 pollici. Sempre rimanendo nell'ambito ruote, abbiamo dei dischi traforati, quindi ventilati, con delle pinze a 6 pistoncini. Io direi che possiamo mostrare il magnifico motore, che assolutamente si nota, sì. Che si può notare benissimo. Come potete vedere, il magnifico V8 della Porsche, si fa per scherzare. Stiamo parlando del famoso 3000 di cilindrata, il classico della Porsche, che è sempre e rimarrà super affidabile. La macchina l'abbiamo fatta vedere, dopo faremo delle riprese all'interno e magari un test drive. Direi adesso di lavare la macchina e fare qualche ripresa porno. Andiamo. I'm spending all of my dough, I'm spending all of my cash, all this money that I ever had, I put that shit on my tab, right? 12 o'clock and I'm fucked up. Oh damn, I'm smashed. I got fine woman and fine drinks and I'm trying to make the shit last. It's Friday. Thank God, little homie, it's Friday. Let me get it on a Friday. Thank God, little homie, it's Friday. Yeah. Bene, abbiamo finito adesso di lavare la macchina. Il risultato è questo, parla da solo, come possiamo vedere è perfettamente pulita. Ho fatto un prelavaggio con la Lancia Foam, che in questo momento non vedete però nel video l'avrete vista, per poi passarla con acqua e sapone con la spugna tutta a mano. Ultimo passaggio, ma non meno importante, anzi quello più importante che c'è, è l'asciugatura con i panni microfibra. Da un lato si asciuga la carrozzeria e da questo i vetri. Che dire, possiamo benissimo adesso fare un test drive, cosa Vai. Dice Andre? Andiamo. Per poi fare un test drive serio, perché poi come andremo si a deve. Fare un bel 0-100. A dopo. E è arrivato il grande momento, lo 0-100.
assurda, un go-kart con 450 cavalli. Grazie Andrea e ci vediamo più tardi con il test drive. Ottimo, ho appena fatto un launch control con un Porsche, sono contento perché è una macchina davvero bella. Poi mi piace tantissimo la configurazione, molto elegante ma allo stesso tempo aggressiva, sportiva. Adesso stiamo andando a pranzo, farò una piccola pausa, dopodiché andiamo a fare un bel giretto magari qua nella zona, perché dopo Andrea deve andare via, però faremo delle belle riprese. A più tardi. Perché le pastiglie sono finite completamente, e però sono sempre 4 pistoncini contro 6. Adesso piccola pausa pranzo, giusto uno spuntino, e dopo ci vediamo più tardi. Bene ragazzi, abbiamo finito adesso di pranzare, abbiamo deciso di scambiarci le macchine, così io provo il Porsche e lui prova la mia AMG. E scusate, non provo il Porsche, provo quella. Scusa, mica patatine. E niente, ci vediamo a bordo delle corrispettive macchine. Buon viaggio, divertiti. Grazie anche a te. Ciao. Eccola qua ragazzi, Ferrari. Un bel V12, giusto per divertirsi un po'. Sono macchinine su macchinine, RS6, Cayenne, Ferrarino dietro. Bene ragazzi, non so come si accende la macchina. Fantastico direi. Bro, dimmi come si accende la macchina. Cioè dove inserisco la chiave? Ah, devi girare la chiave su sinistra verso destra. Ok, forse ho trovato. Ci siamo, ci siamo. Bella. Casino. Un bel razzo, eh. Allora, prima impressione, primo impatto, una macchina stupenda. Gli interni mi fanno davvero rabbrividire dalla bellezza, la semplicità, ma dall'eleganza e tutto. Volante stupendo, in Alcantara, sedili in pelle. Le rifiniture spettacolari, si vede la qualità delle macchine tedesche. Eccola la mia che si fa sentire. Il motore è super reattivo. Basta vedere che la telecamera va dove vuole con l'acero. Macchine comporta anche avere problemi con la benzina, siamo già in riserva e adesso ci fermiamo. Porsche limitate sempre a 3.500. Ok ragazzi, il grande momento, launch control, Porsche VS AMG.
Siamo pronti? Vai! Divertendo il Porsche. Come avete visto, abbiamo appena finito il launch control. Sono rimasto un po' stupefatto, nel senso che mi aspettavo che il Porsche gli dasse molto, parecchio al Mercedes, però sono contento dall'altra parte perché le modifiche allora che ho fatto al alla Lamgue l'hanno resa davvero più veloce, cioè più prestante, perché come potete vedere benissimo dal video, ok, Lamgue è partita quel nanosecondo prima, ma poca la differenza, nonostante le macchine siano completamente diverse, perché questa innanzitutto a parità di peso c'è una bella differenza, perché secondo me 200 se non di più di chili di differenza ci sono. Motore a 50 più o meno cavalli in più, ultima generazione, poi 2019 contro il 2015, e 3000 cilindrata contro 2000. Sono rimasto davvero stupefatto. Adesso stiamo andando direzione Sarnico, ovvero più o meno dove abita Andrea. Faremo le conclusioni là e godetevi il tragitto con questa magnifica Porsche. Ragazzi, siamo arrivati alla conclusione di questo video bomba, davvero spettacolare, perché è uscito una meraviglia. Meraviglia. Non ci sono parole. Sempre se non ci sono problemi con la videocamera, col microfono, perché sono sfigato nella vita. Chiedo ad Andrea com'è la mia macchina, qualche impressione. Macchina davvero fantastica, è come se fosse un go-kart, prestazioni super, davvero ti regala un gran divertimento. Altra cosa che volevo dirvi prima di concludere il video è che ben l'80% di voi che guardano e vedono i miei video non sono iscritti al canale, quindi cosa devono fare? Quindi dovete per forza iscrivervi, mettere tanti mi piace. Soprattutto perché il signorino, fra poco... No, non spoilerare niente. Non spoilerò niente? Assolutamente. Dico soltanto che arrivano dei mezzi, bomba. Arrivano dei mezzi. Forse anche più belli di bomba. Assolutamente. Proprio sì. Esplosivi. Quindi rimanete sintonizzati, andate a vedere sotto nel link che lascio il suo Instagram e il mio. E andate a seguirci. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!